Adesso a Messina, dove è stato assolto Cateno De Luca, che dunque resta in carica come sindaco. La sentenza riguarda il cosiddetto sacco di Fiume di Nisi, legato a una speculazione edilizia. Ma sentiamo. 3 ore e mezza di attesa nell'aula della Corte d'Appello al primo piano del Tribunale di Messina. Rosario in mano, auricolari alle orecchie per isolarsi e la tensione che tagliava come un coltello. Alla fine di una lunghissima mattinata però, Cateno De Luca ha incassato la conferma della sentenza di primo grado per il cosiddetto sacco di Fiume di Nisi, ovvero assoluzione per il reato di abuso d'ufficio e la prescrizione per gli altri, compreso il tentativo di concussione. Sentenza che consente a De Luca di rimanere sindaco di Messina. Sono soddisfatto di questo esito, onestamente ci speravo, anche perché abbiamo sempre cercato di dimostrare la nostra estraneità ai fatti, non sono mai fuggito dal processo, mi sono sempre difeso nel processo, anche la presenza oggi qui era doverosa nei confronti della magistratura che ha fatto il proprio lavoro al meglio. Sono stati oltre quasi 9 anni di calvario giudiziario, oggi si chiude questa storia e voglio anche approfittare di questo momento per formulare le mie scuse agli attacchi che ho formulato anche alla magistratura. La procura aveva chiesto 4 anni e 4 mesi per De Luca, chiedendo la revisione del giudizio di primo grado del 2017, ma la sentenza, letta alle 13.30 dal giudice Maria Tinda Raceli, ha dichiarato inammissibile il ricorso. La moglie e i suoi legali al fianco per tutta la mattinata, dopo la pronuncia della sentenza, De Luca ha scaricato la tensione con qualche lacrima e l'intenzione di mettersi alle spalle un processo lungo 9 anni. Essere sottoposto ad accuse costanti a ogni occasione, a essere anche dichiarato, accusato di essere un impresentabile, oggi dimostra un solo fatto. Se io avessi, se dovevo ascoltare questo tipo di sirene, io dovevo rimanere fermo, non dovevo fare più politica dal 27 giugno 2011, da quando sono stato arrestato. Sono andato avanti perché consapevole della mia innocenza e oggi mi ritrovo sindaco della città di Messina, paradossalmente per un incidente giudiziario che ha riguardato la mia persona.